sei messa bella comoda, è veramente grazioso questo nuovo pigiama. Mi hai detto che è della nuova collezione di Tezenis, quindi non Calzedonia Tezenis. È veramente molto molto carino, elegante. Sì, questo che indosso io con queste palme. È sempre di Tezenis, però della collezione di 2 o 3 anni fa, mi sembra. Eh sì, un po' datato, ma tanto è comodo, leggero, soprattutto il tessuto, soprattutto per questa stagione estiva. Eh sì, quest'anno sta facendo veramente tanto caldo. Sì. Ah sì, ti dispiace, ho messo una musichetta. Sì, una compilation di melodie rilassanti. Sai, quando faccio la mia beauty routine serale, adoro avere questo tipo di musica di sottofondo perché mi aiuta ancora di più ad entrare nel clima. Sì, esatto. Beh, comunque, ho deciso che oggi sarò io a fare la. Dovrei fare proprio l'essenziale, il minimo indispensabile, come sciacquarti il viso nel lavandino o asciugartelo con l'asciugamanino che ti darò. Sì, per il resto penserò a tutto io e non vedo l'ora di iniziare. Non so te, tesoro, ma io ogni volta che faccio una buona skincare serale mi sento rigenerata e riesco anche a dormire meglio. Sì, saranno tutti quei profumi delicati e anche proprio quando utilizzo determinate maschere sono proprio una coccola per il viso. Sì. Comunque basta, non mi perdo troppo. Andiamo a dormire all'alba. Lo sai che sono una chiacchierona. Allora, ho già preparato tutto l'occorrente, come vedi. Sì. Come ogni skincare che si rispetti. Iniziamo con la detersione. Così rimuoviamo il sebo in eccesso e tutte quelle sostanze che sono presenti nell'aria, le polveri, insomma, rimuoviamo tutto lo sporco che si è accumulato sulla pelle. Allora, mi inumidisco un attimino le mani qua nel lavandino. E adesso mettiamo un po' di gel. È molto molto delicato questo, eh? Anche quindi per le pelli più sensibili è proprio l'ideale. Non va assolutamente ad aggredire la pelle come magari fanno molti detergenti. Allora io qua vado, visto, te l'avevo detto, è proprio un aroma veramente rilassante, delicato, non è di pungenti, esagerati.
sciacquarti il viso, ok? Io mi sciacquo le mani un attimo. Sì, l'acqua tiepida è l'ideale, non deve essere né fredda né troppo. Allora, proseguiamo. Sì, poggialo pure lì, che tanto magari potrebbe servirti anche dopo che facciamo la maschera, sì. Perfetto, adesso che abbiamo pulito bene, bene, bene il tuo bel viso, lo andiamo un po' ad esfoliare con questo scrub. I granuli piccoli 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 piccoli, non aggredisce anche questo la pelle. Sì, quelli più grossi sono perfetti per il corpo, quindi per le gambe, per la schiena, ma per il viso assolutamente. Nel mento, nel nasino, dove solitamente si accumulano i punti neri, così come nella fronte, nel mento, per chi ne soffre. Molto bene. Ok, ora mi risciacquo le mani e tu ti puoi risciacquare il viso, tanto hai l'asciugamanino, tutto quanto. Bene. Perfetto. Ma certo, fai pure con calma, rimuovi tutto, tutto, tutto lo scrub, senza fretta, tanto dopo ci guardiamo un bel film, ci rilassiamo, non dobbiamo andare da nessuna parte. Ok, molto bene. Mi asciugo anche io le mani. Perfetto. Tu come sei? Tutto bene? Fatto? Ok, allora possiamo proseguire. Ma voglio vedere un attimino. Prima di agire con uno strumento, voglio un attimino vedere bene 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 lo stato della tua pelle ora che è pulita ed esfoliata. Perché vorrei utilizzare uno strumento, ma prima di farlo devo accertarmi che la tua pelle non sia infiammata. E allora utilizzo questa lucina. Mi raccomando, do giusto uno sguardo veloce. Ok,
Sì, benissimo. E allora prendo subito il dermaroller. Ovviamente è già igienizzato, eh. Io lo sterilizzo sempre prima di metterlo a posto. Ma certo, assolutamente. Altrimenti si accumulano batteri. Non va bene. L'hai mai usato il dermaroller? No? No, ma non temere. Questo ha degli aghetti talmente tanto sottili che agendo sulla superficie della nostra pelle, sulla superficie cutanea, ci permetterà di stimolare le nostre cellule a produrre maggior collagene e permetterà anche ai prodotti che andremo ad applicare di penetrare meglio nella pelle. E quindi di essere più efficaci. Ok? Allora vado, se dovessi avere comunque troppo fastidio, dimmelo. Faccio piano piano adesso, però mi dici tu. Vado. Allora, può andare? Mi raccomando, fermami. L'altra guancia. Molto bene. Molti lo passano anche sulle labbra, ma secondo me è meglio evitare, sì. Anche perché è la tua prima volta, quindi non vorrei esagerare. Poi mi dirai un po', dato che non l'hai mai usato, alla fine della seduta come sentirai la pelle. Questo per ora lo poggio qua e poi disinfetto per il prossimo utilizzo. Adesso ci andiamo a fare una bella maschera viso, una maschera idratante. Ti piacciono le maschere idratanti? Te ne faccio provare una buonissima alla rosa moscheta. È una meraviglia, un profumo stupendo, delicatissimo. Calmante proprio. Ora la prendo. Ok. Preso anche il pennello con cui te l'andrò ad applicare.
Sì, ma questa pasta avanza per la skincare di oggi. No, io oggi mi faccio una maschera all'argilla perché ho proprio bisogno di purificare un po' la pelle, da un po' che non la faccio. Ok. Direi che ci siamo. Preferisco sempre amalgamarla un po' prima di utilizzarla. Iniziamo dalla fronte, va bene? Evitiamo il contorno occhi e il contorno labbra, ovviamente, come scritto nella confezione. Anche i lati del naso non ce li dimentichiamo assolutamente. Zona baffetti, ma senza andare sulle labbra. Guarda che bella consistenza che ha. Bella densa. Allora andiamo sulle guance adesso. Stendiamo bene, 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 bene. Siamo anche generosi nell'applicazione perché molti dicono per non sprecarla ne usano veramente poca, ma così non ha senso proprio metterla. Ci deve essere un bello strato, anche perché poi la pelle lo assorbe. Ok. Ora il mento. Adesso aspettiamo qualche minutino. Va bene? Io magari sai che faccio? Tu stai qua, rilassati, continua ad ascoltarti la musica. Io vado in cucina e preparo la tisana per dopo. Tra una decina di minuti torno, così proseguiamo, ok? Perfetto, dai, a tra poco. Ok, rieccomi cara, come va? Ah, ma ti sei già sciacquata? Va bene, hai fatto bene, tanto ti avrei detto lo stesso io di farlo. Beh, allora prendo il tonico. Bello il pack, tutto rosa, vero? Sì, hai ragione. Sì, tutti i prodotti che abbiamo usato sono senza siliconi, parabeni, SLS, SLS, coloranti e qualsiasi tipo di derivante. Petrolchimico. Va bene, dai, prendo i dischetti, li ho quasi finiti. Basta uno. Andiamo a bagnare il nostro dischetto.
rinfrescante, vero? Anche nel collo. Sì, vero, è super, super, super rinfrescante. Ah, che bello. Abbiamo quasi terminato, però ancora ci sono due step importantissimi. Il siero, un booster, quindi molto concentrato, e la crema idratante. Allora, partiamo con il nostro booster al retinolo. Dato che tu hai sempre quella macchiolina, sì, questo aiuta anche a contrastare le macchie. Essendo un siero, quindi molto concentrato, ne bastano poche gocce. Uno, mettiamo via e vado subito a massaggiare, massaggiare. Massaggiare, 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 distribuendolo su tutto, tutto, tutto il viso, sempre evitando occhi e contorno. Ok, questo si assorbe davvero velocemente. Adesso passiamo alla crema idratante. Ah, sì, mi sto rilassando tanto anch'io. Bella corposa. Prendiamo un po', così basta. Se ne applichiamo troppa, poi la pelle si ingrassa. Ok, che è notte, però non esageriamo con i prodotti, altrimenti otteniamo l'effetto contrario. Ok, spalmiamo su tutto il viso. La nostra skincare serale casalinga è terminata come nuova, vero? Molto bene, allora adesso mi strucco io e mi faccio la skincare e poi ci godiamo insieme questa serata rilassante. Questo nostro pigiama party, sì. Ah, me la vuoi fare tu, sicura? Non ti voglio disturbare. Va bene, dai, ne approfitto assolutamente, mi piace essere coccolata dalle mie amiche. Allora, dammi giusto un attimo che mi rimuovo il make-up e poi sono tutta tua. Molto bene. Sì, certo. Ok, dai, io mi strucco qua. Sì, se vuoi iniziare a scegliere il film, nel frattempo per me va benissimo.